Buonasera nazisti dell'Illinois, sono Nolan e questo è Blues Brothers, uscito per Amiga nel 1992, ovviamente ispirato all'omonimo film del 1980 che dovete vedere assolutamente. Perché ve lo dico io, essenzialmente state guardando un mio video, quindi siete sotto il mio potere, se non l'avete ancora visto dovete per forza vederlo perché è veramente figo. Per tanti motivi che non starò qua a farci un video a proposito, piuttosto vi farò vedere come la Titus, casa di produzione francese, ha deciso di interpretare il franchise. Allora, potete, darò per assunto che abbiate visto il film, ovviamente non sarà il caso nella maggior parte di voi, però veramente fatelo e non pensate in alcun modo che questo gioco lo rappresenti, ok? Andiamo a scegliere Elwood, perché è quello che mi sta più simpatico. È un platform game, ok? È un gioco che è uscito ovviamente per capitalizzare su... sul titolo, rimane il fatto che era un po' strano come all'epoca si potessero fare dei tie-in di videogiochi di film usciti qualcosa tipo più di 10 anni prima. E questo è uno di quei casi là. Rimane il fatto che meccanicamente il gioco è fatto bene e funziona. È solo un po' strano, cioè io non mi ricordo nel film che Jack e Elwood si trovassero in un supermercato dove... tutti vogliono uccidere. Per carità, c'è un inseguimento nel supermercato, però non mi ricordo di carrelli della spesa assassini che vogliono ucciderti. Comunque, lo scopo del gioco è molto semplice: bisogna collezionare dischi, come si confà al caso, insomma, e trovare la fine del livello e anche collezionare strumenti. Li vedete in alto: abbiamo la chitarra, il microfono, il bow e altri bow. Allora, se quel poliziotto se ne andasse, io prenderei quel. Non se ne va. Vabbè, non me ne frega niente, vado oltre. Dicevo, il gioco meccanicamente funziona, solamente piuttosto di quanto non vi aspettereste, nel senso... qua si potrà entrare? Sì. No! No, 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 scappo! Molto bene. Da qualche parte qua c'era il negozio dove c'era la chitarra, me lo ricordo. Tra i cattivi abbiamo Elvis, lo vedete? So dire perché, però per qualche motivo sta là. Ah! Questo mi spara, io entro. Ok, ah, ecco il negozio con la chitarra. Ora ovviamente uscirò e ci sarà il poliziotto là fuori. No, invece no, lo salto. Ok, sono in un momento tranquillo. Dicevo, il gioco prende tanti asset da altri giochi della Titus, in cui il più famoso era appunto Titus the Fox, che è un gioco che ha una storia molto particolare perché nasce come creazione di un videogioco fatto per un personaggio che faceva stand-up comedy in Francia, però visto che gli era riuscito abbastanza bene, a loro dire, hanno levato il personaggio, cioè hanno messo un personaggio che era il logo della loro stessa casa produttrice e hanno detto vai, release internazionale. E una delle caratteristiche di quel gioco era appunto la possibilità di poter prendere casse o oggetti da terra e tirarli, perché il nostro personaggio non aveva un'arma, una pistola o qualcosa del genere, però poteva lanciare gli oggetti che trovava intorno. Questo gioco in particolare aggiunge qualche dinamica in più, come ad esempio cose che non c'entrano assolutamente un cazzo con Blues Brothers, che dovete guardare assolutamente, tipo questo. Vi garantisco che in nessuna scena del film i protagonisti volano su di un palloncino, ma sti cazzi, aia! Non l'avevo vista. E sono morto e si ricomincia da capo. Dicevo, non è particolarmente clemente come gioco, voglio dire, della serie. Ho fatto 3 mezzi, sono morto. Vabbè, qua si potrà entrare? Ok, sì, però c'è Elvis, quindi vado via. Qua c'è il poliziotto incazzoso. Vado a prendere una cassa. E questa cosa qua delle casse in particolare è molto simile. È cambiato un po' lo schema di colori. In Titus the Fox era un po' più... come vi posso dire... arabeggiante come stile. Allora, vedo che la chitarra mi è rimasta, quindi va bene. Io questo gioco ricordo che ce l'avevo e ricordo che mi piaceva perché mi piaceva Blues Brothers. Fin da quando ero piccolo mi è sempre piaciuto tanto come film, come tipo di umorismo, come tutto quello che c'è, il tono, la morale, non lo so, trovo che funzioni molto bene. Ho appena tirato una cassa a un poliziotto, nel film non succede. Ho preso quella cosa e il mio personaggio ora balla. La stessa animazione di quando sono morto, infatti mi sono cagato addosso. Ma no, vediamo se riesco ad arrivare un pochettino oltre. Cercando di capire cosa diavolo sia quell'affare sul... Che c'è sicuramente un affare su questi carrelli della spesa che mi attaccano, ma vabbè.
aspetta, devo saltare Elvis. Non è che ci sia molto da dire se non che è più stronzo di quello che sembra. Ah, qua ci sono già stato e c'era la cosa. Salto del poliziotto. Ok. Bisogna appunto collezionare questi, prenderne il più possibile. E adesso bisogna non farsi prendere da quella stronza. Cosa che ho fallito nel fare. Ok, c'è altra roba là sopra. Però io non penso di poterci portare la cassa, vero? No. Sì, va là, al futuro. Ok. Ah, crepa, e io intanto prendo tutti questi bei cosi. Allora, motivo per cui dovete assolutamente, assolutamente per forza guardare Blues Brothers. È uno spaccato di un tempo in cui voi probabilmente non avete vissuto, di un posto del mondo in cui non avete vissuto, e tramite la musica e tramite la storia vi fa veramente respirare quel periodo storico, quelle zone e quella passione di un periodo tipico in cui la musica in certe zone del mondo veramente salvava le persone, salvava intere comunità, spesso e volentieri nelle situazioni di povertà. In America i generi come il blues, il soul e tutti i derivati erano la musica popolare delle comunità di colore sicuramente, che nel tempo ha trovato successo commerciale e ha fatto sì di risollevare, di portare delle ricchezze in quelle zone del mondo e in quelle circostanze sociali. Quindi sicuramente è una musica che merita molto rispetto, sia personale che storico. E che è molto figa, tra le altre cose. Ora, ovviamente quella che state sentendo è una rendizione semplificata e cipposa di una delle canzoni presenti nel film. Il film ha tantissime canzoni particolarmente iconiche, interpretate sia dai due attori, sia da altre appunto icone del blues dell'epoca, e sicuramente lo rende un disco molto piacevole, bello da ascoltare e sicuramente un gradino al di sopra di tutte quelle che sono le colonne sonore proprietarie, perché quella è una sorta di best of e di reinterpretazione dei classici del blues e del soul dell'epoca. Per quale motivo ci sono dei Guardalo, guardalo come è incazzato col forcone e tutto quanto. Guardalo! Guarda come cerca di prenderlo, non mi prende. Toh, mori, merda, scusatemi. Dicevo, non capisco per quale motivo sul tetto di un certo commerciale ci debbono essere dei contadini col forcone. Però adesso si va nella fase culo. La fase culo è quella in cui questo è il primo cazzo di livello e io non lo riesco a superare. Lo so, sono assolutamente stupido io. Niente da dire, niente da obiettare. Però, insomma, io non capirò mai perché debba fare questa cosa e saltare sulle nuvole. Sì, sto saltando sulle nuvole. E per arrivare alla fine del quadro, io devo arrivare da quell'altra parte di queste nuvole di merda, ma non mi colpire! E ora devo rifare tutta la cosa da capo. Vai, ok. Aspetta, che salto. Salto i forconi e vado di là. E ci si riprova, perché non è affatto tediosa quella parte, non è assolutamente, no, non vi è sembrato a voi. In realtà è piacevole. Guardate il film. E assolutamente guardate il film. Perché sono andato attraverso quella? Io di solito, cioè io ho deciso di farlo questo video semplicemente perché volevo dirvi una cosa che non so se vi ho ancora detto, che è guardate il film. Non trovo che il gioco lo rispecchi più di tanto, e francamente questa madonnaccia. Questo gioco, dicevo, non lo rappresenta particolarmente. Però, se vi piacciono i platform di questo tipo, se vi piace il tema, se vi piacciono comunque i platform che possono essere particolarmente funzionali a livello meccanico, niente da dire, a livello di animazione, a livello di fluidità funziona tutto abbastanza bene. A livello di
level design avrei qualcosa da ridire, ma in fin dei conti sto criticando un gioco del 1992. Prendetelo a scatola chiusa, quello che è, ragazzi. Questo era il videogioco di Blues Brothers, e qualora non ve l'avessi ancora detto, guardate il film. Ragazzi, grazie di aver seguito questo video, grazie di avermi tenuto compagnia, e come al solito ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!